Piero Castellano, lei è il fotoreporter italiano che risulta colpito da un candelotto lacrimogeno esposto dalla polizia turca durante gli scontri ad Ankara. Ci racconta cosa è successo? C'era un grosso intervento della polizia in una delle strade principali, di quelle che portano alla piazza Casalai. Un folto gruppo di manifestanti cercava di arrivare alla piazza. La polizia è intervenuta, a quel punto sono cominciati scontri. I manifestanti hanno risposto con pietre, sassi, fionde e fuochi d'artificio. E gli interventi sono continuati per più di un'ora, al momento in cui stavo con un gruppo di colleghi lì. E poi niente, a un certo punto stavamo aiutando una passante che si era trovata intrappolata tra le linee, diciamo, e a mettersi al riparo. E niente, sono stato colpito da qualcosa che poi ho capito essere un lacrimogeno al fianco, prima preso alla mano e probabilmente anche rallentato, e poi dopo mi ha colpito il fianco ed è rimasto incastrato sotto la borsa, per cui a quel punto ho capito che bruciava. E grazie a alcuni colleghi ci siamo liberati dell'affare, e poi dopo mi hanno soccorso. Mi hanno portato in un posto di soccorso clandestino perché adesso in Turchia è un crimine soccorrere e dare primo soccorso a dei feriti per strada. Per cui in un posto di soccorso clandestino dove mi hanno appunto medicato alla meglio. Dopodiché da lì siamo andati in un ospedale più vicino dove sono stati bravissimi. L'ospedale tra l'altro era pieno di feriti, colpiti soprattutto da proiettili di plastica e con crisi di asma, crisi respiratorie per il gas, ma erano quasi tutti passanti, non manifestanti. Sto bene, diciamo un po' ammaccato, una costa un po' contusa, un po' di bruciature, il pollice bruciato, contuso, ma tutto bene. Siamo stati all'ospedale giusto per controlli, ma diciamo che sono stato fortunato. Sicuramente è stato casuale, non credo assolutamente che abbiano preso di mira i giornalisti, però era un momento in cui la mischia era abbastanza intensa, c'era molto fumo, molto gas. Questo gruppo di poliziotti in particolare era quasi circondato da manifestanti e quindi sparavano un po' in tutte le direzioni. Diciamo che erano anche abbastanza in panico probabilmente, quindi sparavano decisamente a testa d'uomo. Coprire questi scontri diventa sempre, diciamo, queste manifestazioni, perché poi diventano scontri solo quando la polizia attacca per disperderli, e diventa sempre più difficile, sia per le condizioni ambientali, ormai giriamo tutti con elmetti e maschere antigas, sia per l'atteggiamento sia della polizia che di molti dimostranti, che in genere non sono molto amichevoli verso la stampa, perché la stampa turca è quasi tutta filogovernativa. Comunque la polizia è molto aggressiva, devo dire che ad Ankara, a differenza di Istanbul, sono più rispettosi anche perché non c'è la pressione mediatica che c'è a Istanbul. Le dimostrazioni di oggi possono avviare un nuovo periodo di tensione. È stato un crescendo da settembre in poi, e 2 settimane fa ci sono stati scontri molto molto intensi, specialmente qui ad Ankara, per la tragedia di Soma, per la tragedia della miniera. Adesso sicuramente questo non è e non può essere l'inizio di una nuova Gezi con le manifestazioni di massa che abbiamo visto l'anno scorso, però sicuramente potrebbe essere un periodo in cui la repressione diventa più dura. La settimana scorsa si è sparato con proiettili veri a Istanbul, nel quartiere Alevi, e diciamo che l'escalation ci sta, senz'altro. E anche oggi la reazione della polizia è stata veramente più violenta, più intensa del solito. E siamo sulla via delle elezioni presidenziali che si annunciano, come dire, decisamente come un periodo di tensione.